No, ha già detto quasi tutto la consigliera Appendino, però io non penso di essere particolarmente ricco, sicuramente non sono particolarmente sfortunato, ma oggi ho pagato credo più di 1.000 euro tra TASI, IMU, eccetera, al Comune di Torino, l'ho fatto perché è mio dovere, però appunto non possono rilevare come di fatto il risultato delle politiche fiscali di questi ultimi anni sia stato scaricare sui cittadini il mantenimento delle finanze degli enti locali, quindi togliendo il problema magari di ridurre un pochino di più la spesa o i costi a livello centrale, ma rendendo sostanzialmente impossibile la vita a chi ha la sfortuna di vivere in una città come Torino dove le tasse sono al massimo. E comunque volevo ancora ringraziare il sindaco per il fatto che noi a Milano oggi e a Roma la TASI non si paga e a Torino invece siamo qui che la paghiamo. Comunque vabbè, mi diranno anche che non so, è una forma di efficienza per pagare la tassa sulla prima casa 6 mesi prima degli altri, ma comunque vabbè. E, tra l'altro sindaco presidente dell'ANCI, quindi forse poteva anche assicurare che se ci fosse equità di trattamento tra tutti i cittadini d'Italia e che non fosse che i torinesi pagano maggio e le altre città pagano ottobre. Comunque, a parte questo, volevo condividere la mia sensazione di sconforto di contribuente sul fatto che ormai la tassazione in Italia in generale, non soltanto quella degli enti locali, sembra veramente un po' una questione feudale, cioè lo Stato ha bisogno di soldi, si inventa una tassa e domani ti chiede di pagarla. Poi quando sei tu che sei in credito, magari appunto aspetti degli anni per avere un rimborso, però non traspare sostanzialmente nessun tipo di programmazione, semplicemente ogni anno magari si cambia nome alle tasse perché appunto c'è bisogno di far finta di aver abolito l'IMU sulla prima casa, allora si chiama TASI e così via. Però quello che veramente spaventa e dà la sensazione di uno Stato in dissoluzione e la mancanza totale di programmazione si è vista ancora meglio nel periodo dicembre-gennaio di quest'anno con la mini-IMU, non la paghiamo, forse la paghiamo, non si sa quanto, eccetera. Cioè, sembra veramente che il nostro Stato ormai viva la giornata e che l'unica preoccupazione sia trovare il modo di imporre qualcosa ai cittadini sperando che la paghino per tirare su un po' di soldi in fretta per tappare i buchi. E questa è veramente una pessima sensazione per una persona come un cittadino che è tutto sommato socio, tra virgolette, dello Stato italiano. E quindi l'auspicio è che forse si riesca a fare un po' di pianificazione a lungo termine, però veramente credo che la situazione sia drammatica e spero che addirittura non dobbiamo assistere a situazioni ben peggiori, cioè ulteriori aumenti di tasse, ulteriori tasse imposte all'ultimo momento, magari per far fronte a qualche manovra che, tra virgolette, ci chiede l'Europa e così via. Grazie.